È stata un'altra grande partita di questa squadra. Noi possiamo raccogliere dei risultati certe volte che non ci soddisfano e non rendono merito a quello che i ragazzi ogni settimana portano in campo. Oggi è arrivata una vittoria, è una vittoria che sfuggiva da un po' di tempo, ma possiamo dire per il livello delle prestazioni anche delle ultime partite che non è mai mancata la prestazione, l'organizzazione. Questa squadra anzi continua a migliorare. Penso che oggi sia il giusto premio per una squadra che non si è mai demotivata nonostante pareggi che hanno lasciato un po' l'amaro in bocca. Quindi complimenti ai ragazzi, complimenti al mister e a tutti quanti. Mister, dopo la partita di Casarano è stato ripresentato un Barletta molto agile in attacco con pochi punti di riferimento. Quindi si può essere la chiave di volta della vostra stagione, diciamo, questo attacco inedito in un qual modo? Ma la squadra a livello organizzativo, tatticamente, è molto elastica, quindi il mister ci ha abituati a essere anche polivalenti, ad abituarci in fretta a nuove situazioni, a nuove soluzioni. Quindi il fatto che stiamo optando per quello, devo dire la verità, è anche una questione di far necessità a virtù. Quindi i ragazzi stanno come sempre rispondendo alla grande. Può cambiare un calciatore piuttosto che un altro, però questi sono ragazzi che rispondono sempre presente. Quindi, veramente bravi a loro. Mister, il Barletta è stato diverso rispetto alle altre volte, nel senso che nella prima parte ha subito l'aggressività della Fragolese, è riuscita a tenere botta e poi è passata la prima opportunità, cosa che diciamo fino adesso non era mai accaduta. Poi nel secondo tempo alla prima opportunità ha colpito finalmente un Barletta 5. Questa è la notizia di oggi, oltre al ritorno Sì, a noi è mancato cinismo, quindi oggi accogliamo. La nota più lieta è proprio quello, vedere questa versione cinica di questa squadra. Potevamo anche incrementare a un certo punto. Lasciatemi dire però che noi abbiamo un mister importante. Dopo qualche minuto iniziale difficile, il fatto di passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3 con la Vopa che sosteneva l'azione, di Nicola Lo Iodice, devo dire che ha mandato in crisi il sistema difensivo avversario. Quindi l'ha letta così il mister, per fortuna nostra. I calciatori poi sono bravi a raccogliere quelle che sono le indicazioni e quindi siamo contenti. Mister, dal punto di vista personale è una grande emozione oggi sostituire Mister Farina sulla panchina delle Puttini con 3 punti in uno stadio pieno, che sensazioni hai tu vieni insomma dal campo dell'eccellenza, da un'altra realtà? Diciamo che per me, dal punto di vista personale, vorrei parlare il meno possibile, anche perché sono molto, molto emozionato. Per me è fantastico quello che è successo oggi. Ringrazio il mister, ringrazio la squadra. Il fatto che sia arrivata una vittoria speciale davanti a questo pubblico che, come sempre, è sensazionale, fa veramente da cornice a una giornata che non dimenticherò mai. Domenica prossima, una partita attesa da tutti e da tutto l'ambiente, già da oggi insomma si ascoltava allo stadio qualche riferimento alla partita di Brindisi e una lettera che ci arriva in grande fiducia. Barletta arriva sempre con grande fiducia perché sappiamo il nostro valore. Probabilmente all'inizio qualcuno ha sottovalutato il livello di questi ragazzi. Questi ragazzi non hanno nulla da invidiare, nemmeno alle squadre che erano state indicate all'inizio, ai nastri di partenza, insomma. Quello che posso dire è che per noi la partita più importante è sempre la prossima, quindi prepareremo questa gara come abbiamo sempre fatto. Il mister sicuramente ci darà subito le indicazioni giuste per prepararla nel migliore dei modi. Qualche altra domanda da parte vostra? Mister, nonostante l'atteggiamento più offensivo che si è visto nel Barletta quest'oggi, la difesa ha detto benissimo, anche quando la Fragolese ha optato per le 4 punte. Questo è il sintomo che la squadra è compatta, unita e la difesa rimane sempre comunque inespugnabile. Ah, ti ringrazio di questa domanda perché mi dai lo spunto. Per sottolineare come oggi abbia risposto un'altra volta presente un ragazzo come Visani, il mister gli dà sempre tanta fiducia. Oggi devo dire che sono, dal punto di vista anche personale, felice del ritorno in campo di Beppe Telera, che per noi è una presenza in questo spogliatoio fondamentale. Quindi il fatto che abbiamo cambiato, oggi non c'era Max, il capitano. Hanno risposto presente gli altri, questo la dice lunga sul fatto che in allenamento non molla mai niente nessuno.